Ragazzi, come va? Andrea Spagarino, physioextreme.com. Oggi ho una cavia, mio fratello, saluta il pubblico. Allora, oggi voglio parlare di un argomento che mi hanno chiesto di trattare e avete fatto bene perché fate così, ditemi gli argomenti che volete che io tratti e ne parliamo tranquillamente. Quindi grazie mille del consiglio e parleremo di lombare, della curva lombare. Cos'è la curva lombare? Praticamente la colonna vertebrale ha una serie di curve fisiologiche, vuol dire che noi dobbiamo rispettare una serie di curve, l'andamento di certe curve. In alcuni casi però la parte lombare, che è questa qua, questa concavità, per farvi capire questa parte qua, in alcuni casi, a posto di essere in questo modo, è eccessivamente accentuata, quindi è molto più inarcata, ok? E questo è dovuto a una serie di cose, ma in particolare a un'attività di un muscolo che è chiamato psoas, che origina dalle vertebre lombari, l'ultima toracica, e si inserisce sul femore. Questo cosa succede? Quando lo psoas è corto, allora intanto lo psoas che cos'è? È un muscolo che fa questo, che flette l'anca, ok? E oltre a flettere l'anca, è un muscolo che, se la gamba è ferma, dato che origina dalle vertebre lombari, traziona verso il basso le vertebre. Di per sé ha una funzione anche importante, cioè stabilizza le vertebre, inserendosi sulle vertebre serve anche a stabilizzare. Però a livello di dinamicità, a livello di situazione dinamica, questo muscolo può darci dei problemi, può portare a un'eccessiva lordosi della lombare. Come si vede questo? Dal bacino, cioè noi abbiamo due parti del bacino, due punti del bacino che siamo come punti di riferimento, che sono due spine, si chiamano spine gli acanteriori, ma non mi interessa quello. Però cosa succede? Quando c'è questa eccessiva lordosi, il bacino fa questo, viene in avanti, vedete? Si crea troppa lordosi e il bacino è in tilt anteriore, quindi fa questo. Quando invece la lordosi è corretta, il bacino va indietro, quindi posso andare in avanti, il bacino va in tilt posteriore, esatto. Quando invece è eccessivamente allo stremo opposto, quindi è eccessivo tilt posteriore, invece fa questo, quindi è una rotazione del bacino. Questa rotazione del bacino però, abbiamo detto, dipende molto 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 in modo importante da questo muscolo che fa proprio una diagonale, no? Va dalle vertebre lombari e si inserisce sul femore, e questo genera, appunto, dato che se questo muscolo è corto, genera un'eccessiva estensione lombare che a sua volta porta, dato che sono tutto collegato, bacino, sacro, coccige, osseo, osseo ischiatico, eccetera, e colonna vertebrale, se questa eccessiva lordosi è presente, porta il bacino in antiversione, cioè in tilt anteriore. Questo comporta poi una serie di disfunzioni. Quello che vogliamo parlare oggi è come correggere questo eccessivo tilt anteriore. Allora, ragazzi, la questione è questa. E uno potrebbe dire, perfetto, io ho questo muscolo, ok? Ho questo muscolo psoas che è corto perché sto sempre seduto, sto sempre in macchina, lavoro fuori sta riflesso, all'anca si accorcia, basta che me lo allungo. Che problema c'è? Faccio lo stretching dello psoas, la lordosi torna a livello fisiologico, torna a livello appunto fisiologico neutra e siamo a posto. Non è così semplice. Perché se noi facessimo solo l'allungamento dello psoas, non andremmo a correggere il problema, perché comunque si parla di squilibrio muscolare, cioè ci sono tanti muscoli che lavorano per stabilizzare questa parte, questo tilt, e allungando semplicemente lo psoas, il nostro corpo semplicemente cosa fa? Allunga un muscolo, ma non va a correggere la causa. Perché vi dico questo? Perché i muscoli che servono per fare questo tilt sono due principalmente, addominali e glutei, ok? Quindi io posso anche andare a allungare lo psoas, ma se ho debolezza addominale, io dopo domani, il giorno dopo ancora, anche se faccio tutti gli allungamenti dello psoas che voglio, avrò sempre questa tendenza al tilt anteriore, ok? Sempre. Allora voi potrete dirmi, perfetto, allungo lo psoas e rinforzo gli addominali. Neanche tanto, sbagliato. Perché? Perché se io facessi anche questo, la maggior parte degli esercizi di rinforzo addominale utilizza i movimenti delle gambe, utilizza comunque il movimento di flessione, e la maggior parte delle persone, quando fa gli addominali,
non è in grado di scindere l'attività dello psoas dall'addominale, o meglio, c'è comunque sempre l'attività di entrambi i muscoli. Si può lavorare però per andare a focalizzare più attenzione sull'addominale che sullo psoas, quindi capite come diventa complesso lavorare per correggere questa postura. Oggi vi propongo un metodo semplice che in contemporanea vi allunga lo psoas, ma vi rinforza anche la muscolatura gluteo addominale, senza andare appunto a lavorare con quegli esercizi addominali, come possono essere i crunch, come possono essere una serie di esercizi, gli alzate la gamba alla sbarra, che comunque lavorano sempre sullo psoas, ok ragazzi? Quindi è importante capire questo, è giusto allungare le psoas, è giusto lavorare sull'addominale, è giusto lavorare sulla muscolatura glutea, ma bisogna sapere quali esercizi fare per addominali, non vanno bene tutti, ok? Allora, adesso faccio vedere l'esercizio. Praticamente, ragazzi, quello che vogliamo fare è una gamba va indietro, ok? Bene, stabile, una gamba in avanti, flesse, le ginocchia flesse. Quello che dovete fare è cercare di andare verso il basso, come se volesse raccogliere qualcosa. In questo modo l'allungamento viene nel gluteo, si allunga bene il gluteo, e poi portate su il corpo. Guardate di cosa sto parlando. Scendo, 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 quindi la muscolatura glutea si allunga anche la catena posteriore. Quando poi invece devo salire, è come se dal gluteo potesse spingere in avanti in questa direzione, così, quindi sono giù e spingo, contraggo bene il gluteo destro addominale. In questo modo io ho un allungamento a destra dello psoas, che è il flessore, e contemporaneamente vedete che non è più così il bacino, ma è così, quindi contraggo il gluteo, contraggo l'addome, contemporaneamente sto allungando lo psoas, infatti sento tirare, e sto lavorando sul rinforzo, scusate, addominale e gluteo. Quindi iniziate a farlo tranquillamente, a fondo, uno, vedete che è dallo stabile, ok? Affondo, uno, ok? Poi più lo fate, più progredite, ovviamente destra e sinistra, più potrete utilizzare anche un sovraccarico, quindi prendete magari due manubri da 4 kg, qua, io adesso non ce l'ho però per farvi vedere, scendo, 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 su, scendo, 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 su, ok? Faccio vedere dall'altro lato, giusto per curiosità, sono qua, gamba bene indietro, ricordate, mi piego, allungo bene tutto, lascio che il muscolo gluteo si allunghi, sono bene in avanti con la schiena e spingo, quindi la propulsione è sempre da qua, la muscolatura glutea, tiro, gluteo, tiro davanti e contraggo in definitiva gli addominali. Ok ragazzi, questo è il video di oggi, se vi è piaciuto fatemelo sapere, mettete mi piace alla pagina, e se avete qualche commento fatemelo sapere, e se volete che tratti argomenti particolari ditemelo tranquillamente. Nel contempo ragazzi grazie e ci vediamo alla prossima.